Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Peppe Vacca Collectibles. Oggi nuovo video dedicato all'album delle figurine Panini di Naruto Shippuden, Un Nuovo Inizio. Questo è il terzo ed ultimo episodio perché ve l'avevo promesso, ho completato l'album e quindi sono qui a mostrarvi tutta la collezione, sia delle 50 card più quelle in edizione limitata, sia ovviamente a sfogliare insieme a voi l'album per farvi vedere tutta la collezione completa e l'album finito al 100%. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e cominciamo dalle card. Ed ecco a voi la raccolta completa delle card numerate dalla 1 alla 50 più quelle in edizione limitata. Molto bella questa visione d'insieme, ma adesso vi faccio vedere più nel dettaglio ciascuna card. A partire dalla numero 1, che è questa di Naruto con il Rasengan, e vi faccio una rapida carrellata per mostrarvele tutte. Questa secondo me è la parte migliore di questa raccolta e non solo. Panini ha fatto il suo lavoro, belle le card, molto semplici, con illustrazioni tratte dall'anime, e sono tutte foil con questi sfondi colorati che rappresentano quelli che sono i colori, diciamo, caratteristici di ciascun personaggio. Almeno ci hanno provato, ci sono riusciti in diverse card. Molto belle per esempio queste di Itachi, forse le migliori della collezione secondo me, così come per tutte le altre dedicate alla Katsuki, all'organizzazione Alba. Io ho un debole per la Katsuki e per i personaggi in generale che ne fanno parte, quindi probabilmente questo è un qualcosa di soggettivo. Comunque sono delle belle card, sono anche dal punto di vista del materiale, sono belle rigide, e quindi sono molto soddisfatto. Un parere un po' diverso invece sulle figurine, ne andremo a parlare fra poco. Qui abbiamo Gai, Zabuza e infine la numero 50 con Obito. Quelle invece in edizione limitata sono dedicate a Pain, Tobi, Itachi e Kisame nelle loro versioni chibi. Quindi questa è l'intera collezione, secondo me molto bella. Sarebbe bello poter creare una sorta di sfondo e creare un quadro o qualcosa, perché purtroppo, a parte il solito contenitore di carta, non c'è un raccoglitore per poterle tenere. Ok, potrei procurarmene uno, però sarebbe bello esporle. Bene ragazzi, quindi queste erano tutte le card, adesso andiamo a vedere invece l'album di figurine. Ecco l'album di figurine, cartonato nella sua edizione da collezione, per quanti di voi non abbiano seguito i primi due episodi di questa serie. Qui troviamo il poster con alcune figurine delle versioni chibi di qualche personaggio, lo vedremo poi alla fine. E adesso non faccio altro che mostrarvi l'album completo di tutte le figurine. Come al solito devo muovere una critica verso Panini, sia per quanto riguarda le dimensioni di queste figurine, che come ho già detto nei primi episodi sono molto piccole, comunque ben fatte, riprendono le scene dell'anime, quindi su questo ok. Però i bordi di molte di queste figurine sono tagliate veramente col culo, e spesso, soprattutto in queste doppie, come potete notare per esempio da questa, non sempre la figura all'interno dei bordi corrisponde con i bordi stessi, e quindi bisogna trovare una sorta di compromesso che a volte è molto brutto da vedere. Io faccio molta attenzione quando attacco le figurine, cerco proprio di rispettare il millimetro, però qui forse è stato fatto un lavoro leggermente migliore, ma come vedete nella parte bassa c'è comunque una piccola differenza sul taglio dei bordi. Comunque, per il resto, come abbiamo già visto negli altri episodi, la parte di storia che va a coprire è quella dedicata alla prima stagione, e non ricordo se c'è anche una parte della seconda o tutta la seconda stagione, perché al momento, ragazzi, non ricordo la suddivisione dei capitoli, però arriva fino praticamente alla parte in cui Sai si unisce al team. Quindi appunto il nuovo inizio, per l'appunto la parte iniziale di Shippuden.
Sulle card invece troviamo dei personaggi come Madara, Obito e altri, quindi diciamo che Panini è stata un po' confusa, ha buttato lì alla rinfusa alcuni personaggi, ha deciso di fare la parte iniziale per le figurine, ma poi per le card ci ha buttato un po' di tutto. Comunque, questo era l'album completo e come avete visto le figurine sono tutte. Sulla parte finale c'è questa parte blu sempre dedicata al mondo di Naruto, la mappa del mondo di Naruto. E niente, questo è l'album, molto carino, ma nulla di particolare. Per quanto riguarda il poster, invece, questo è un altro dei pezzi, secondo me, da poter, volendo, incorniciare e appendere. Troviamo vari personaggi cibi. Spero non vi dia fastidio questo effetto foil, perché è veramente accecante. E abbiamo Naruto, Sasuke, Sakura, Deidara, Kakashi, Gaara nella prima parte, nella prima metà. E invece nella seconda qualche personaggio in più, abbiamo Shikamaru, Minato, Killer Bee, Sai, Itachi e Karin. Tutti questi personaggi sono nella loro versione chibi, come vi ho detto, molto carini. Nulla di particolare, ma è comunque un qualcosa in più, come fa spesso Panini, va ad aggiungere un album, un poster, chiedo scusa, all'interno dell'album. Bene ragazzi, quindi questo è tutto. Adesso andiamo per le conclusioni del video e i saluti. E E con questo è tutto ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti come al solito cosa pensate sia delle card che delle figurine dell'album in generale e non posso spoilerarvi nulla, ma ci sarà da parte di Panini qualche nuova collezione molto interessante, quindi non è detto, non sono sicuro, ma probabilmente qualche altra collezione dedicata sempre alle figurine, alle card, arriverà su questo canale. Quindi continuate a seguirmi, iscrivetevi se non l'avete già fatto, mettete mi piace al video e come sempre ragazzi noi ci vediamo con il prossimo appuntamento del giovedì per gli unboxing di 1 a 6, di Action Doll in 1 a 6 e poi nel fine settimana per le news della settimana. Detto questo ragazzi vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! A presto!